siamo in un circolo vizioso. Siamo in un circolo vizioso che, come tutti i circoli viziosi, ci sta portando sempre più verso il basso, non verso l'alto. Due numeri. 100 milioni di barili di petrolio al giorno è quello che consumiamo tutti i santi giorni, sono 15 miliardi di litri. Se ci aggiungiamo il gas e il carbone per comodità e li trasformiamo in petrolio, andiamo a circa 40 miliardi di litri di petrolio che acquistiamo, e uso il verbo acquistare, per far capire che chi vende ha tutto l'interesse che noi si continui ad acquistare 40 miliardi di litri al giorno. E nonostante il fatto che li paghiamo cari, questi signori ricevono 19 miliardi di sussidi pubblici al giorno. Io mi viene gioco la gola tutte le volte che lo dico, so già che molti di voi non mi crederanno, quindi come sempre, ripeto, andate sul sito del Fondo Monetario Internazionale, perché il Fondo Monetario Internazionale non è G8, non è il Movimento 5 Stelle, non è il dottor Cacciari, ma è un istituto composto da praticamente tutti i paesi del mondo, e già da 7 anni dà questi numeri, dà questi numeri. E pian pianino la stampa comincia ad accorgersene, ma siamo in un circolo vizioso per cui abbiamo cattivissima stampa, e io non ho neanche più l'immunità parlamentare, per cui spero che non mi arrivi qualche causa. Ma io lo dico senza problemi, abbiamo una stampa che mediamente è molto, molto scarsa, ma d'altronde ricordo a me stesso che gran parte dell'editoria è privata e quindi ha dei soci, che sono delle aziende che perseguono i loro interessi, non i nostri. Quando qualcuno compra un giornale, dovrebbe sempre chiedersi: ma chi è il proprietario del giornale? A quali interessi economici risponde? Giornali, radio, TV. Quindi circolo vizioso tra cattiva informazione che genera e plagia quello che a questo punto è un cittadino disinformato, che attenzione, è molto peggio che essere ignoranti. È totalmente diverso in peggio. Perché se io sono cosciente di essere ignorante su una materia, mi pongo in condizione di ascolto. Se qualcuno mi chiede come funziona l'entanglement in meccanica quantistica, io dico, ho una vaghissima idea, o meglio, so semplicemente il concetto, ma non ho la più pallida idea. In realtà non lo sa nessuno, perché l'entanglement non è stato ancora spiegato. O meglio, viene spiegato male. Comunque, su determinate materie uno può accettare di essere ignorante, ma sulla transizione ecologica, sul fatto che abbiamo le tecnologie per rimediare a quei danni che giustamente Cacciari diceva, perché dal dopoguerra ad oggi abbiamo fatto disastri, disastri con la chimica, soprattutto la chimica di sintesi, abbiamo decine di migliaia di materie prime che la natura non conosce. Non sono state fabbricate dalla natura, la natura non sa come biodegradare. E questo è chiaramente un dramma. Speriamo, come si dice, confidiamo nei funghi che non sono quelli che si mangiano, o meglio, sono anche quelli, ma pian pianino tra funghi e batteri speriamo che qualcuno sviluppi la capacità di mangiarsi le plastiche e queste decine di migliaia di componenti chimici che non sono biodegradabili. Ma adesso abbiamo le tecnologie per fare finalmente, non dico un paradiso terrestre, ma qualcosa di ecocompatibile, qualcosa di sostenibile ambientalmente. Ma la politica con la P minuscola ha vinto nell'aver convinto la popolazione che la cosa è estremamente difficile, estremamente lunga, estremamente costosa e batte e ribatte sui costi, e batte e ribatte sui costi. Peccato però che non integri l'informazione dicendo cosa costa il business as usual, cioè rimaniamo così come siamo, cioè i danni dei sconvolgimenti climatici, perché dobbiamo smetterla di parlare di cambiamenti climatici, perché quelli sono sempre esistiti, è vero, sono sempre esistiti, ma quelli erano cambiamenti climatici naturali, invece adesso sono totalmente su base antropica, umana.
la stragrandissima maggioranza, ormai non c'è più discussione, l'effetto serra è chiaro, i gas climateranti che causano l'effetto serra sono chiari, il 75%, qui le stime variano, si va dal 60 all'80, di questi gas sono emessi dalla filiera delle fonti fossili, quella filiera che, ripeto, riceve 19 miliardi al giorno, e non mi sbaglio, non è che ho detto giorno e dovevo dire anno, no, la filiera fossile riceve, diciamo, all'anno 7 mila miliardi di sussidi pubblici, denaro nostro, vostro, che va a questi signori che già ci vendono 39-40 miliardi di petrolio al giorno guadagnando, e diamo un'occhiatina ai bilanci ultimi, vediamo che stanno guadagnando, ma ricevono anche questi soldi pubblici che creano questi sconvolgimenti, queste catastrofi climatiche, di cui per il momento abbiamo un vaghissimo assaggio. Fa un caldo infernale fuori. Beh, nei prossimi anni ce lo ricorderemo e diremo: ti ricordi come nel 2024 si stava fresco, si stava bene, c'erano solo 32-33 gradi, si stava da Dio. E questo non è fare allarmismo, questo è fare informazione, perché lo dicono i climatologi, non lo dice Girotto, non lo dice Cacciari, non lo dicono gli ambientalisti estremisti, basta che guardiate i climatologi ufficiali. Noi abbiamo la fortuna di avere un italiano alla guida del Centro Europeo per le Previsioni a Medio e Lungo Termine, Carlo Buontempo. Abbiamo Luca Mercalli, che da anni si sforza di metterci in guardia, ma noi siamo i passeggeri del Titanic, ubriachi e distratti dalla banda che sta suonando e che ci rallega. Abbiamo da mangiare, abbiamo caviale, champagne, abbiamo di tutto, e non ci accorgiamo che il Titanic sta andando in direzione sbagliata, perché il comandante voleva battere il record di traversata. Sarebbe stato molto più prudente fare un giro molto più distante dalla zona degli iceberg, sarebbero arrivati qualche giorno dopo, ma sarebbero arrivati sani e salvi. Invece qui corriamo a grande velocità verso un disastro. La situazione è grave particolarmente in Italia, perché nel resto del mondo i numeri ci dicono che gli investimenti nelle fonti rinnovabili da un paio d'anni hanno superato gli investimenti nelle fonti fossili, ed è una mezza buona notizia, mezza buona perché significa che comunque l'impatto ambientale diminuisce, mezza cattiva è perché è stato fatto solo per ragioni economiche, cioè gli investitori si sono accorti che investire in rinnovabili rende di più, perché il prezzo a cui io posso vendere l'energia elettrica rinnovabile in questo momento è lo stesso di quella prodotta dall'energia fossile, ma l'energia rinnovabile produrla mi costa di meno. Quindi è mezza buona la notizia, dobbiamo correre molto di più su questo fronte, ma siamo ancora in un circolo vizioso in cui cattiva informazione plagia un cattivo cittadino da un punto di vista proprio di cultura, che vota politici che addirittura fanno marcia indietro, che addirittura smantellano conquiste che avevamo fatto solo qualche anno fa, che addirittura parlano del nucleare quando è uno dei pochissimi argomenti in cui gli scienziati, normalmente neutralissimi, normalmente soggetti che si limitano a dare dati scientifici, ecco, gli scienziati da un paio d'anni a questa parte hanno scritto nero su bianco, mi riferisco all'associazione Energie per l'Italia, e quindi potete andare su www.energieperlitalia.it e vedere che hanno scritto che il nucleare è un sistema per distrarci dagli attuali gravissimi problemi. Lo scrivono gli scienziati. È detta molto così, più romanticamente, il nucleare è un cavallo di Troia per farci passare il gas, perché il cittadino medio, spaventato da un possibile ritorno nucleare, di cui si parla un giorno sì e quell'altro dopo, appunto per distrarci, quando gli si parla di gas, il cittadino medio dice: beh, piuttosto che il nucleare, va bene il rigassificatore, va bene l'Italia hub del gas,
va bene estrarre più petrolio e gas dal sottosuolo italiano senza rendersi conto che non è pubblico. Non è che uno dice, vabbè, facciamo il sacrificio, estraiamo di più, ma come sistema Italia ne abbiamo un beneficio, perché è gas di proprietà del paese Italia. No, no. Se noi consentiamo maggiori trivellazioni, quel gas viene estratto da aziende private. E i guadagni vanno a queste aziende private, non vanno all'Italia. Questo è da ripetere in continuazione, ma i giornali non lo scrivono. I giornali danno sempre, sempre, troppo spesso, informazioni incomplete. Vi faccio un ultimo esempio e poi chiudo, ma è sintomo, anzi due, velocissimi. Primo, crisi 2007-2008 Lehman Brothers, che andrebbe studiata a scuola e ribadita tutti i giorni. Crisi che è l'apogeo del capitalismo. Per qualche settimana i giornali scrivono la verità. Semplicissima. Le banche hanno sbagliato. Le banche, aziende private, hanno sbagliato. Hanno investito male i loro soldi, hanno investito su operazioni estremamente rischiose. Un castello di carte che a un certo punto è crollato. Quindi l'azienda privata, banca, ha sbagliato, punto. Questo per qualche settimana i giornali lo scrivono. Ingenuamente, non ancora, non gli era arrivato ancora il suggerimento che gli arriva immediatamente dopo. E se voi fate una ricerca a ritroso, vedrete che un mese dopo, dal mese dopo, cambiano completamente la narrazione. La crisi è avvenuta perché gli stati, le nazioni, sono inefficienti, sono spendaccioni, sono troppo, c'è troppo welfare. E parte, adesso capite il giro, e parte l'austerity, che parte nel 2009 come risposta. Le banche vengono inondate di denaro nostro, denaro pubblico, vengono salvate con denaro pubblico. E il Papa lo dice chiaramente nell'enciclica, che anch'io ho diffuso Urbi et Orbi, è la seconda parte, mentre la prima parte di teologia. Ecco, i giornali, questa è la prova provata di quanto vengono influenzati, perché per qualche settimana abbiamo detto la verità semplicissima, le banche hanno sbagliato, dopodiché cambiano completamente la nazione, la colpa è degli stati. Secondo esempio, due anni fa esce la notizia eclatante, fusione nucleare, finalmente il primo processo a saldo energetico positivo. Ora, non occorre essere un ingegnere per capire cos'è il saldo energetico. Saldo energetico positivo significa che io gli ho dato da mangiare 100 unità di energia e il processo me ne ha creati 101, 102, 103, 110, 120. Ecco, come al solito, i giornali non sono proprio così bastardi da dirla totalmente falsa. Hanno detto giusto, hanno omesso di dire che il saldo positivo era solo dell'ultimissimo anello della procedura. Era solo l'ultimissimo anello della procedura. Ma se tu prendi tutta la procedura necessaria per arrivare in fondo, il saldo energetico è mostruosamente negativo. È mostruosamente negativo. Ma sui giornali è passata, e vi sfido a chiedere a 100 persone cosa si ricordano di quella notizia, si ricordano che la fusione nucleare finalmente è a saldo energetico positivo. Balle, 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 e lo dicono gli scienziati, prendendo tutta la procedura che gli scienziati la descrivono e si capisce, insomma, tranquillamente, il saldo energetico è pessimo. E naturalmente i giornali si omettono, come sempre, di dire che il nucleare serve alla filiera delle armi atomiche, sia il nucleare da fissione, che è quello tradizionale, attuale, e anche la fusione, perché c'è un trattato internazionale che vieta gli esperimenti, vieta di far scoppiare bombe a fusione nucleare. E quindi quel esperimento che i giornali hanno detto saldo energetico positivo è stato finanziato dal Ministero della Difesa americana, perché i risultati scientifici servono per la fusione, servono per la filiera delle armi. La fissione serve per creare il combustibile dei sottomarini e delle portaerei nucleari e le testate delle armi atomiche. Per cui non
non facciamo la pulizia dello struzzo, delle armi nucleari si deve parlare, perché ne siamo pieni, quindi parliamo, ma non facciamo gli ipocriti. Il nucleare costa, l'azienda nucleare francese è fallita, lo Stato ha dovuto comprarla perché era in fallimento economico, ma la filiera viene mantenuta in piedi perché la Francia non vuole rinunciare al suo armamento e tutto il suo dispositivo nucleare. E questo nel resto del mondo. Queste sono cose che i giornali non vi diranno quasi mai, perché, chiudo, sono di proprietà di aziende private che vogliono continuare a venderci i loro prodotti. Grazie.